Siamo in compagnia di Robertino Pagano, uno dei volti nuovi della Pagliamano Trieste della nuova stagione, e chiediamo innanzitutto a uno dei nuovi arrivati come si sta trovando nel nuovo ambiente bianco-rosso in questi primi giorni di preparazione atletica. Bene, devo dire che mi sto ambientando molto bene. La città, pure se ero già stato qua a Trieste un paio di volte, però soltanto per giocare, quindi non è che la conoscevo. E quindi in queste prime settimane sono riuscito a conoscerla abbastanza bene e mi piace tantissimo il fatto che sia proprio, proprio sul mare, no? Quindi è una città molto molto bella. E poi per quanto riguarda il resto, la pallamano e la squadra, tutto, anche mi sto andando molto bene con tutto lo staff, con i miei compagni di squadra. Sicuramente faremo un bel gruppo. Ecco, non è la tua prima esperienza qui a Trieste, non è la tua prima esperienza però nel campionato italiano, visto che lo conosci bene. Cosa ti aspetti di vedere in questa stagione, fermo restando che appunto tu un po' il campionato tricolore lo conosci bene? Sì, allora, io il campionato italiano lo conosco abbastanza bene, ho fatto 4 anni in A1 e poi l'ultima volta che sono stato in Italia ero in A2 a Parma. Comunque sarà un po' una nuova esperienza tra virgolette per me, perché le volte che ho fatto la 1 erano 3 gironi e quindi il livello era certamente era più basso, perché ovviamente c'erano squadre in ogni girone che a volte non potevano competere allo stesso livello delle squadre più forti, no? Qua invece le 13 squadre migliori in Italia sono tutte nello stesso girone. E quindi ovviamente non ti puoi fidare e devi cercare di dare il 100% ogni partita, perché il livello certamente è abbastanza alto e equilibrato soprattutto. Quindi niente, vediamo, cioè alla fine sarà, pure se ho guardato ovviamente delle partite dell'anno scorso e degli ultimi anni, sarà anche una sorpresa tra virgolette per me, no? Ecco, sei tu uno degli effettivi più esperti di questo roster, un roster che naturalmente vuole trovare qualcosa di più rispetto a quello che è stato un piazzamento di classifica tutt'altro che irresistibile lo scorso anno. Cosa ti aspetti di dare alla causa biancorossa? Allora, io mi aspetto di dare soprattutto, cioè la prima cosa mi aspetto di dare passione per lo sport, perché niente, da quando ero piccolo ho cominciato a fare questo sport, è stata sempre la prima cosa, la cosa più importante, e che alla fine è stata quella cosa che mi ha portato a uscire dall'Argentina, andare tanti anni in Italia, in Spagna, quindi passione la prima cosa. E poi è tanto sacrificio, lottare tanto in campo, quindi queste cose non mancheranno mai, quello sicuramente. E poi per quanto riguarda la parte più tattica, tecnica, niente, posso dare sicuramente tanta lotta in difesa e anche in attacco, niente, cercherò di dare anche mia velocità, un buon gioco uno contro uno, riesco a vedere, a capire abbastanza bene tutte le situazioni che possono capitare durante una partita, quindi queste cose sicuramente cercherò di aiutare e soprattutto cerco anche in attacco tanto di giocare per la squadra, no? Non tanto per me, alla fine quello tanto non mi interessa, però mi soddisfa tantissimo il fatto di cercare di aiutare e fare un assist a un compagno di squadra, quindi queste cose mi sa che sono i miei punti di forza.